I cartelli stradali crivellati di proiettili segnano la Via Crucis di Francesco Vangeli. Su queste strade, alla periferia di Mileto, nella notte tra il 9 e il 18 ottobre scorsi, è maturato un nuovo atroce caso di lupara bianca. Vittima stavolta un ragazzo perbene, innamorato di una ragazza contesa da un giovane pluripregiudicato legato al crimine organizzato della frazione San Giovanni. Una ragazza che stava per donargli un figlio. I carabinieri di Vibo Valentia non lasciano nulla di intentato, pur di restituire alla famiglia un corpo sul quale piangere. Lo cercano in elicottero, pattugliando strade e campagne, ma le indagini adesso hanno imboccato una pista precisa. Siamo su uno dei ponti che sovrastano il fiume Mare Potamo, in un'area compresa tra i centri di Dinami e Serrata, quindi tra il Vibonese e il Regino. È qui che questa mattina i carabinieri hanno ripreso le ricerche del corpo di Francesco Vangeli. Ci sono i militari dello squadrone lì portato cacciatori impegnati, ci sono i carabinieri dei reparti territoriali e ci sono soprattutto i subacquei dell'arma che procedono a fatica lungo il corso del principale affluente del Mesima. Se qui è stato fatto sparire il giovane di Scaliti di Finandari, ciò che resta di lui a causa delle ondate di maltempo e delle piene potrebbe essere stato trascinato via chilometri e chilometri più a sud. Le ricerche si sono intensificate nella giornata di ieri e sono ripartite da un'area a ridosso della Pinetina nella quale è stata rinvenuta l'auto bruciata del giovane scomparso. Il sospetto è che il ragazzo sia stato rapito, ucciso e il suo corpo lasciato nelle acque impetuose di questo corso fluviale che sfocia nel Regino. Le ricerche proseguiranno ad oltranza, fino al Mesima e poi fino alla sua foce. Proseguiranno via fiume, via terra e via aria. Nulla i magistrati e i carabinieri lasceranno di intentato pur di restituire alla famiglia le spoglie di Francesco, pur di assicurare la giustizia a coloro i quali hanno assassinato questo giovane di appena 26 anni, che oggi non ha neppure una lapide sulla quale si possa lasciare un fiore. Pietro Comito per la CNews 24.